Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di monitor CRT, ossia 8-bit catodici. La storia ricorda monitor a fosfori ambra, fosfori verdi ed a colori. Indubbiamente i monitor CRT da collegare a macchine Commodore 64, ma soprattutto Amiga o Macintosh, è importante che siano monitor a colori, altrimenti si perderebbe appunto tutto il colore, menomando una importante funzionalità degli home computer. Come funziona un monitor a tubi catodici? Lo schermo a tubo catodico è un tubo a vuoto in cui sono proiettati fasci di elettroni, i quali creano l'immagine mentre sbattono su una superficie fotosensibile frontale. Parametro fondamentale di uno schermo a tubo catodico è la dimensione, indicata con la diagonale dell'area misurata in pollici: 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 20 pollici, 21 pollici sono solitamente le misure più comuni. Quali monitor a colori scegliere a tubi catodici per fare retrocomputing? Dunque, i monitor a 14 pollici sono sicuramente i più vecchi da rintracciare, ed ancorché con logo Commodore sarà anche appunto hardware più propenso a rompersi per usura. E sono monitor più piccoli appunto di tutti, di solito supportano solo 640x480 o comunque come risoluzione massima 640x480, che comunque all'epoca era già tantissimo. Anche i monitor 20 e 21 pollici potrebbero avere, diciamo, un'alta propensione a rompersi nonostante siano commercialmente più nuovi. Questo perché se sono stati adoperati in aziende, i monitor 20 pollici e 21 pollici avranno appunto sul groppone almeno 8 ore di funzionamento quotidiano da quando sono stati comprati. E quindi, ancorché monitor ampi e multisync con una ampia capacità di risoluzione, è comunque hardware che sarà sicuramente soggetto a gravi usura, a differenza di un monitor usato che, provenendo ad esempio da un consumo hobbistico, avrebbe sicuramente una propensione a rompersi minore, ancorché essendo un monitor più piccolo. Certo, i monitor da 21 pollici potranno garantire risoluzioni elevatissime, ma la distanza in termini di risoluzioni supportate dai monitor 21 pollici non è poi così abissale come si possa pensare rispetto ad un monitor a 17 pollici multisync. Questo ovviamente per i Macintosh, se si vuole guardare ad un monitor a tubi catodici a colori da collegarlo ad esempio ad un monitor G1, G2, G3, G4, G5. I monitor da 15 pollici sono stati i più commercialmente diffusi ed economici, e sarà relativamente facile rintracciarne qualcuno nel mercato dell'usato, provenienti da un consumo hobbistico. Di solito supportano fino a 800x600. Raramente vanno oltre i 1024x768, quindi un monitor da 15 pollici andrebbe benissimo per un Commodore 64 oppure per un'Amiga 500, 1600, 1200. Sono invece molto interessanti i monitor a 17 pollici, che divennero assai economici nei tardi anni del 1990 e primi del 2000. I monitor a tubo catodico a 17 pollici si diffusero anche nel segmento home computing, garantendo un ottimo rapporto prezzo-prestazione e qualità. I monitor a 17 pollici di solito sono tutti multisync, venivano invece scartati dal segmento business dell'editoria o del CAD/CAM in favore dei più grandi monitor da 21. Quindi molto probabilmente, se rintracciaste un monitor da 17 pollici, sicuramente questo è molto più probabile che provenga da una matrice di tipo home computing, quindi uso hobbistico, piuttosto che, se rintracciate nell'usato un monitor da 20 o da 21 pollici, sicuramente avrà una radice professionale, quindi business computing, e una grave grave obsolescenza e, diciamo, anche pesantissime usure.
Ovviamente comprando un monitor da 15 pollici per collegarlo a un Commodore 64 oppure un monitor da 17 pollici per collegarlo a un Amiga 500, Amiga 600 oppure ad un Macintosh andrà più che bene. Ora, i monitor da 17 pollici essendo relativamente meno anziani rispetto a quelli da 15 pollici è probabile che abbiano anche, diciamo, una probabile vita residua leggermente più lunga, anche se dovete mettere in conto il fatto che se comprate un monitor usato da 15 pollici oppure da 17 pollici prima o poi questi si romperanno, quindi dovrete fare manutenzione oppure farla fare. Fate attenzione alle scoloriture dei monitor, alle fratture del case ed ovviamente assicuratevi che i pulsanti e i menu degli OSD on screen display siano perfettamente funzionanti. Per questa puntata è tutto, un saluto a tutti, alla prossima, ciao!